Ciao a tutti, sono in un posto molto bucolico, vicino a un rifugio sul Resegone e oggi voglio eh, parlarvi di un'altra eh, mia opinione eh, opinabile riguardante il pulsante d'accensione eh, del quadro, del TFT. Da quando eh, non dobbiamo utilizzare più fisicamente la chiave? È molto comodo schiacciare il pulsantino e poi rischiacciarlo eh, per, per accendere e spegnere eh, il quadro. Però a questo punto io mi domando: perché mantenere questa posizione e non, per esempio, prevedere un tastino eh, sul blocchetto elettrico destro? Perché questa mia piccola pippa mentale? Eh, perché sulla mia precedente moto era così, avevo il pulsantino eh, sul blocchetto elettrico destro, eh, ora non ricordo se al di sopra o al di sotto del tasto di accensione, per cui con il pollice accendevo il quadro e poi successivamente eh, accendevo eh, la moto. Questa eh, posizione chiamiamola tradizionale, adesso io non voglio dire che è scomoda perché sarebbe davvero una grossa pippa eh, mentale. Però, voglio dire, eh, mi sembra più una roba oramai da nostalgici, da vecchi nostalgici della chiave eh, e non da reali utilizzatori di una moto eh, moderna. Qualcuno di voi potrà obiettare, già ci sono troppi pulsanti sul, sui blocchetti elettrici. Però guardiamo una cosa, sul blocchetto di sinistra sono in effetti tanti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sul blocchetto destro in realtà sono solamente 3 1 2 3 voglio dire un pulsantino qui più in basso oppure più in alto eh, quindi che so accensione quadro e poi accensione moto sarebbe stato più che agevole più che comodo più logico